E ciao a tutti, io sono qui, vi do il benvenuto a questo nuovo video su un altro disco demo, questa volta, e io non so il numero, comunque del 05-2004 questo, poi cercherò informazioni su internet per vedere che numero era, e adesso è partito un video. Il mio intento era portarvi un disco PS1, uno PS2, alternare così, ma c'è un disco che la Play 2 non vuol vedere, stronze, devo poi tirare fuori la Play 1 perché lì sopra so che funziona. È partito da solo. Facciamo resettare, che non so che cacchio è partito. Allora, qua vedete la scritta Free MC Boot. No, ho reinserito la memory card per fare le cose un po' più alla veloce, senza vedermi ogni volta il boot PS2. Allora, i livelli anteprima, sì. Guardiamo quante demo ci sono. Allora, era partito il primo titolo, Broken Sword. Poi c'è Final Fantasy X2. Quindi siamo 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titoli, quindi di nuovo 4 per puntata. Inizia anche con Broken Sword 3, quello che era partito prima. Chissà che numero era questo, ma credo tipo forse 24, 25, credo. Sparo a caso, poi lo vedrete dalla copertina se ho trovato qualche info a riguardo. Broken Sword. THQ. www.thq.com. Voilà, dovrei fare il doppiatore dei loghi. Mi alzo solo un po' il volume nelle cuffie perché ce l'ho un po' basso. Broken Sword, il sonno del drago, eppure in italiano. Premi start. Mappazioni, grazie. Pausa, inventario, comando direzionale. Oggetto seguente, oggetto corrente. Ma posso, no, sta caricando. Che cazzo posso fare? Un bel niente. E niente, ho due dischi per PS2 che c'ho solo proprio il disco dentro una di quelle custodie che c'erano una volta, di quelle lì sottili. Mio signore, l'ora è giunta. Il potere sta crescendo. Siete pronti per il vostro compito? Non vi deluderemo, mio signore. Il prezzo del fallimento è l'Armageddon, la fine del mondo. Che Dio sia con voi. Ce l'hai una fidanzata, George? Non proprio. Che vuol dire non proprio? C'era una ragazza a Parigi, ma non ha funzionato. Grandioso, amico. Ho sentito cose incredibili sulle francesi. Pensi che possa interessarle un vero maschio australiano? Solo se le servisse a fare carriera. Ah, con un tempo del genere, questo scassone vola da solo. E con un tempo come quello, invece? Ah,
ci sarà da ridere. Conviene allacciare la cintura, George. Nel frattempo, mentre per Parigi si prospetta un'altra giornata limpida, a sud il maltempo imperversa bizzarro. A Marsiglia è il 20° giorno di pioggia, a Bordeaux il 30°. E in tutto il mondo, da Pechino a New York, giungono voci di terremoti, inondazioni e trombe d'aria. Chi è? Vernon Blier, sono Nico Collard. È in anticipo. Ha detto lei che era urgente. Non ci rimane molto tempo. Le fonti d'energia hanno quasi raggiunto il culmine. È tutto nel manoscritto. Guardi, l'ho decifrato. Nessuno ci era mai riuscito. Mi hanno pagato fior di quattrini. Ma l'intero mondo... siamo tutti in pericolo. Ora vogliono uccidermi perché so troppo. In qualche modo atterrammo nella giungla. Ero vivo. Poi sentii odore di fumo. Dovevo uscire di corsa. Ok. Come faccio? Ah, così, boh. Lanciai la cintura di sicurezza con cautela. Bene, posso guidare il personaggio. Wow, Harry, che succede? Harry! Orco? Harry è un pirla, Harry. Cavolo, per un pelo. Non eravamo salvi per niente. Eravamo in bilico su un precipizio. Ed ero intrappolato nella parte posteriore dell'aereo. Se io prendo sta cassa, come faccio? Io Broken Sword 3 non l'ho mai giocato. Una cinghia e una fibbia tenevano la cassa ben fissata a una barra. Aspetta, aspetta. Andiamo qua. Così? Non so i comandi. La fibbia era di quelle a sganciamento rapido. E rapidamente la sganciamo. Allora, ho fatto bene. Così, ok. E la tiriamo giù in fondo l'aereo, così l'aereo... Puttana Eva. Così l'aereo non cade. Fatto bene. Dai. Mi sembra abbastanza logico, aspetta, va. Ovviamente i comandi... No, che cazzo, tiralo giù! È invertito? Aspetta. Così. Ah là, i comandi al contrario. Poi lì c'è una birra, la pigliamo. Non si sa mai quando una birra può tornare utile. Io ho tirato cazzo! Era veramente una birra. Adesso posso andare qua. Ho fatto bene. Allora, svegliamo il tizio magari. No! Harry, svegliati. Ma pensavo di avergli fatto un bacio. Gli diamo la birra? Così si sveglia, gli diamo una bottigliata in testa. Non sarebbe servito a nulla. Faccio questo. La lente. Frugando nelle tasche di Harry trovai un pratico apribottiglie. Quindi ho capito come faccio l'inventario con Select. Allora... apri bottiglie. Non c'era motivo per farlo. Ma scusa. Così forse. Ecco. Poi. Questo. Veramente lo facciamo inciuccare. Alla salute, amico. Mi sa che ho schiacciato un pisolino. Non ho avuto molte occasioni per farlo di recente. Che cosa volevi fare passando in mezzo a quella tempesta? Ci è quasi ammazzati. Ti vuoi calmare? La tempesta è comparsa dal nulla. Non avevo mai visto nulla del genere prima. Strano. Allora, quant'è lontana la pista d'atterraggio? Non tanto. Ci eravamo sopra proprio quando la tempesta ci ha sorpresi. Ok, bene. Allora, pigliamo l'estintore. Dove te lo ficchi?
Glielo do in testa al tizio. Speriamo bene. Ah no, contro la finestra. Bene. Sì. Lo guardiamo. Non sembrava molto turbato dalla situazione. Ah no, no, è tranquillo. Mi ricorda molto Lost. Sto pezzo. Wow, meglio di no. Avevo bisogno di più peso sul retro dell'aereo. Ma come potevo fare? Non lo so. Che vuoi fare? Ucciderci? Ti butto dietro. Qua cos'è? È una porta. L'impatto con il suolo aveva piegato il montante del portello. Ok. Dannazione. È Cristina D'Avena. Cazzo ne so, c'è una cagata lì dietro di quelle grosse. Qua c'è qualcosa. No, non volevo andare dalla finestra. Indu. No. Cretino. Che vuoi fare? Ucciderci. Ma toi. Tipo, scusa. No, lì non c'è un cascio. Di qua non c'è un cascio. Qua? Non c'era modo di aprire il finestrino. Oh, niente che va in sta cazzo di aereo di merda. E qua? Sta rete? Qua sotto c'è qualche... no. Cazzo devo fare? Non c'era modo di aprire il finestrino. Ho capito. Finestrino. Finestrino. Non c'era modo Basta! Di aprire il finestrino. Finestrino. Oh, madonna. Che cazzo posso fare? Parliamo con sto pirla, magari lui sa qualcosa. Va tutto bene, Harry? Certo, amico. Aspetta. Apri bottiglia, aereo di Harry. Aereo. Diciamogli questo. Harry, ci serve più zavorra nella parte posteriore dell'aereo. Ok, George, se pensi che possa servire. Ah, ma veramente devo mettere lui? Allora, ciao Harry. Bon, e fu così che cagammo Harry dentro l'aereo. E fu così che la demo si concluse, mi sa. Il mistero più antico. Che poi forse io ce l'ho, sto gioco su PC. Devo poi guardare. Cos'è, il quarto o quinto per Xbox? Non l'ho mai giocato. Il primo per Play 1, forse anche il secondo, devo guardare. Però questo non l'ho mai giocato, però mi sembra interessante. Poi so che i primi tre Broken Sword sono bellissimi. Magari prima o poi li porto. Quando il mistero è risolto. Broken Sword, il sonno del drago. Alla 2003 Revolution Software Limited. Bene, ora pensavo fosse più lunga. Avevo portato la demo di Broken Sword 1 per PS1 e mi sembra che è durata tipo mezz'ora, 40 minuti. Questo qua è durato poco. Facciamo Finale Fantasia 10 parte 2. Io questo ce l'ho completo. Resetta la console dopo aver visto la demo. Va bene. Lettore dischi, ce la fai? Ti prego. Che c'è l'altro disco demo, me l'hai letto a cazzo di cane. Please, questa è una demo ingiocabile, Final Fantasy, vaffanculo. Ok, godiamoci la intro. Ah, non c'è. Thank you.
Ecco qua, ho lasciato tutta la intro perché poi la musica è bellissima. Final Fantasy X2 Playable Demo. Quale faccio? Questa qua è Interaction. Facciamo il primo. Sono passati, mamma mia, quanti anni che non ci gioco. Saranno, 18 anni. No worries, I'll take you to the top. Allora, premi e rilascio, ok, cerchio. Io non mi ricordo un cazzo. E fin qua ci siamo, vai Yuna. Ah già, non l'ho detto, siamo su Real Hardware. Come faccio? Devo andare qua sopra? Ah no. Orco! E salta! Cretina! Poi vado qua. Qui. Comunque siamo su Real Hardware e niente, la grafica che vedete è sparata direttamente da PS2. Per precisione una PS2 Slim, primo modello. Remember that name well, loves. Ah, the thief. Whatever do you mean? Ugh, that's what I hate about amateurs. Maybe she'll go away if we ignore her. You, I heard that. Just as I was saying, amateurs, they have no concept of what it takes to be a true sphere hunter. Amateurs, weren't you following us? Following? A mere coincidence. You was right, boss, as always. Indeed, following them has paid off splendidly. Laugh while you can. Alla, la battaglia contro Tizia Poppebelle. Allora. Them again. Premi L1. Aspetta, L1. Ma io non mi ricordo un cazzo. Cazzo ne so. Attacchiamo. Attacca, attacca. La bastardi, oh. Trigger happy. Proviamo. Attacco tizia lì. Attacca LeBlanc. Attacca LeBlanc. ...48, quanta vita avrà? Sapete che io non... mi ricordo proprio una mazza, visto... Vai, 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 attacca, va. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. So che... ma no, di vita ne abbiamo. Attacchiamo sto qua. Poi attacchiamo LeBlanc. È morto anche lui, c'è solo più lei. Sonic Fan. Allora, trigger happy. Premi R1,
sì, più volte. Ah, l'ho fatto. Ma là, abbiamo vinto. Riku, Pain e Yuna. Ok. Però secondo me è più bello Final Fantasy X, quello normale, parte 1. Però vabbè, son gusto. This is the thanks I get for going easy on you. Hey! Who does she think she is? She's getting hurt. Mission time. Vabbè. Io vado su di qua. Paparampa. Era cerchio. È solta, io sto schiacciando cerchio. Yuna puttana Eva. Oh. Ah, cosa abbiamo trovato sul cammino? Dei cosi brutti. Allora, attacca. Attacca. Mi sembra che la demo di Final Fantasy X, quello normale, me l'avevo portata a cazzo di cane proprio, eh. Però ve l'avevo portata in un disco. Poi se la ritroviamo in qualche altro disco demo, ve la porto meglio. Ah là, già vinto. Ah, ma aspetta, ma io devo andare giù. Ma come scendo giù? Ma da dove? Aspetta. Come faccio la mappa? Di qua devo andare. Allora, lì il serpente. Ah, il serpente, sì, con le canne rotanti, me lo ricordo. Ma sono debolissimo, noi siamo fortissimi. Chi lo sa? Allora, lì un colpo muoiono. Che livello siamo? Livello 9, 10, 10. Sali, poi. Ma mi sa che era giusto dove andavo prima, eh? O no? Sì, secondo me sì, era già giusto di là. Yuna, sali su sto rogo. Sì, era giusto anche prima, vabbè. Un altro scontro contro... Sì. Vai, 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 vai. E abbiamo vinto. Era... Ai! Qua così. Qua sotto? Ma sono scemo. Come faccio? Cazzo di giro ho fatto. Oh Maria. Iniziano con sti scontri casuali. Che porca troia. Avessi il coso per evitarli. Thunder. Minchia, mi ha fatto 4. Io devo entrare dentro quel portone là. Come cazzo facevo? Allora, io devo andare là dentro il portone. Ma da qua riesco a saltare? Ma che ci riusciva, cretino. Se riesco a entrare nella porta. Ok. Ci abbiamo fatto, eh? Vabbè, abbiamo fatto qualche scontro casuale. Qua devo salire. Guarda, stavo per dire, c'è qualche scrigno. È andato via l'audio. No, no, salta giù, voglio aprire lo scrigno. Dai, aprilo. Come faccio? Con X? Ok. White ring, un anello. Quindi qua devo salire su così, poi saltare. Aspetta, vai. Ma sei una cretina però, Yuna, eh.
Allora, come ho fatto a trovare un nemico dentro un fosso? Dai, ste croci malefiche, l'altro lì. Vai, 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 attacca, 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 uccidiamo tutto. Vabbè, ci alleniamo, saliamo di livello. L'unica roba che... mi sa che sto video qua diventa lungo 3 ore. Final Fantasy sono belli, i primi. Però non li ho mai portati semplicemente perché... sono lunghi. Dai, salta, ma perché non mi salta più? Prima ho saltato, Dio. Ten Cristina, vai. Niente, oh, non salta Yuna. Porca merda, il timer scorre, ho già perso tempo lì, c'è. C'è un Pokémon lì. Uccidilo, va. Uccidi Bulbasaur. Prima come ho fatto a saltare? Più bello, secondo me, dei Final Fantasy in 3D, credo che sia l'8, almeno secondo me. Ma qua sopra c'è un modo di salire, no? Vai, salta. Stavo per saltare o cosa? Oh, non ce la faccio. Mi sa che finisce la demo e non sono riuscito ad andare di là. Ma porco. Va. Dai, che ho pure il portatile, fra un po' è scarico. Perché io sto registrando la Play 2, ma sono su... oh, ce l'ho fatta, eh. Sono sul portatile. Dunque, io devo saltare. Credo qua. E fin lì. Dai, salta, Yuna. Salta. Dai, Yuna. Porco cane. Vai, 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 vai. Ce l'ho fatta. Poi è andato di qua. Ah, che bel posto sto. Ste colonne, tutto bello. Ah, là c'è uno scrigno, ma chissene. Chissene dello scrigno. Ok, ho fatto giusto. Sono lì sopra, eh. Ah, lì che... orco, che spavento. No, no. Vai di qua. Sali. Scusa, eh. Come faccio a salire lì? Ma di qua mica posso andare. Ma... pie per il cul. Allora... ah, da qua. C'era anche scritto cerchio jump. Sono io che sono deficiente. Jumpa. Non è peggio di Assassin's Creed sta roba. Poi qua. No. Vai, 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 vai. E comunque dicevo, non li ho mai portati perché... qua c'è uno scrigno. Perché sono troppo lunghi i Final Fantasy. Ci vuole pazienza. Capacità tattica qui, no? Dunque io devo salire, credo, qua. Vai, salta Yuna. Ma dove che sta per finire il tempo? Vai. Non so se della dea, no, ma sono loro che scappano. Però il tempo se n'è andato, quindi ho fatto in... Dio. Fatto in tempo. Là c'è qualcosa per salvare. La sfera lì. Questa serve per salvare in teoria. Would you stop staring? E beh, ha delle belle gambe, la signorina LeBlanc. Ok, HP ristorizzati. Allora, io vado là, mi piglio lo scrigno. Oh no, guarda che bello scrigno. Ah, volevi. Muscle belt. Sarà una cintura per i muscoli. Poi vado su.
Che cazzo me ne frega da signorina bionda. E la Madonna, crostaceone lì, crabbi, vai, guarda lì, li sparo, ba. Tanto siamo super forti, credo. Allora, trigger happy era quello R1. Dai, guarda lì, pa. Sto qua, Steel, Boris. Oh, faccio un po' le cose a caso. Ah, pensavo fosse già morto. Questo qua, vai. Già morto. Oh, thank you for playing. Mission complete, coming. This is winter. Allora, ho capito. Comunque, secondo me il più bello è Final Fantasy VIII, di quelli in 3D, parlo. Voi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito, però secondo me il più bello è quello, sia per storia che come gioco in generale. Di Final Fantasy, sia del 7-8 10 parte 2, 12 mi sembra, e anche forse un altro. Trovate le remastered sulle console PS4, Xbox One e PC. Devo premere start. Devo resettare la console. Allora io faccio così: resetto, metto sotto carica il portatile e poi magari ci vediamo l'altra parte di Final Fantasy 10 parte 2 demo. Facciamo così, va. Allora, siamo di nuovo qui. Facciamo Operation Infiltrate Bevelle. Aspettate che mi ingrandisco l'anteprima di OBS, per quello che faticavo a leggere, perché piccolina. Adesso a schermo intero. La battagliona. Ah, ma contro sti robottini. Io pensavo fosse una boss fight. Chissà a che livello siamo in questo pezzo di demo. Mi sa che siamo sempre più forti del normale. La Madonna, 55-57 pain. Porca putena. Ok.
Ah, qua salta da solo? È perché prima dovevo saltare io, qua adesso salta da solo? Ah boh. Action command, sì, lo so, cerchio per saltare. Poteva far tutto in automatico però. Oh madonna, adesso cosa c'è? Che c'è sta? Robottone. Allora, robottone io lo attacco così, vai. Va là. È già morto. Cristina. Ma dove, quanti soldi abbiamo anche? Ah, qua sopra posso andare? Sono venuto qua per cash. Così. È andato via l'audio. Qua devo salire qua. E poi far così. Vai, grande Yuna. Mi devo grattare l'occhio. Eccolo lì. Ah, vai, che cazzo vuoi. Ma dove c'è il pendolo, eh? Guardate lì davanti, che pendolone. Porco. Porca puttana. Che poi con Yuna, Rico e Pain vestite in quel modo, il pendolo ci mette poco a rizzarsi. No, qua sono veramente molto sessualizzate le protagoniste. Poi bene così, perché io non dico mai di no. Ma di qua non posso andare? Sembra di no, perché sto schiacciando la il rotondo, ma non va. Allora andiamo di qua. Ecco, non dopo aver visto un altro Rocco Siffredi. Ah no, stavolta c'è quel che esce da Rocco. Un rapporto apposta. Ah, donna. Quante cagate che dico. Allora andiamo di qua. Sul canale, se vi piace Final Fantasy, volete vedere un po' tutto il mondo, tutte le cose, demo, non demo, ho pubblicato mesi fa il disco anteprima di Final Fantasy 8 che ho, che è allegato con Final Fantasy 7 che ho per Play 1 originale. So che c'è il primo disco che non funge più. Me l'avevano proprio regalato a un mercatino perché non funzionava. Però gli altri dischi vanno. E c'era questo disco anteprima e l'ho pubblicato sul canale. No way. What is it? It's an Aeon. An Aeon. You must stop. You want to get killed? We have no choice. Allora, attacchiamo. Cazzarola, vai. Allora, questo Demut attacca. Trigger Happy. Ora lì quanti attacchi. No, lo facciamo fuori sto coglione, va. Poi Dai. È già morto? È la Madonna. Ah, sono troppo bravo. Allora, resettiamo. Arca Planet. Ah là, sono vecchio oramai. Mi devo allungare un po'. Mi viene mal di schiena.
Free MC Boot. Così saltiamo tutto il boot della Play 2. I livelli anteprima contenuti in questo disco sono estratti da prodotti ancora in via di sviluppo. Comunque sono contento di avervi portato tutta la demo di Final Fantasy X parte 2. Facciamo Firefighter e poi Kia e poi concludiamo questo video che sarà già lungo. Però anche Broken Sword sono contento di aver fatto la demo, che se non dura un cazzo. Firefighter FD18. Konami. Computer Entertainment Tokyo. Original music composed by Norikatsu. Ah, è anche in italiano pure questo. È semplice. Facciamo fuck. Cosa devo fare, il pompiere? I firefighter mi sembra che sono i pompieri. Oh yes. Gioco dei pompieri. Che figata. Hey, you! Get this rookie out of here. She's just getting in our way. Oh, rookie? Yes, I'm new at this, but we're doing our job. Just the same as you. We play an important role. Don't say casualties. I'm here to rescue every single person who needs help. Never, ever say casualties. Listen up. The fire's already caused several cars in the tunnel to catch fire. On top of that, there's a tanker close by and we're worried it may explode. I want you to rescue whoever's in danger. That's it. Now get to it. Allora, scusate, ma era venuto scritto che è andata via la carica della batteria. Allora, vai. Madonna, i comandi. Sopravvissuto. Indicatore a ogni costo. Come faccio? Orco cane, se mi parte lo schizzo potente. Spegni sto fuoco, Dindu. Alà. Troppo bravo. Pompiere nato, Allora, posso prendere il sopravvissuto lì? Aiutala. Preso. Messo in tasca. Spegniamo qua l'incendio. Vai. Senti. Premi il tasto per sparare. Lo vuoi da mezz'ora. Poi come fa l'asfalto a bruciare? Non lo so, ma non fa niente. Ah, gli è caduta una pietra. Eta. Prendilo.
I'm safe! Cristina D'Avena, non riesco a puntare l'acqua! E te che spruzzo meglio! Vai! È andato via l'audio, ma è normale! Sarà la mente che impedisce che l'auto ci serve. Cazzo! Orco! Stavo per bruciarmi, eh. Ho preso fuoco! Sono un pompiere, paura non ne ho. Lì c'è una bibita che adesso prenderò. Prendi questa, la gemella dell'altra. Orco cane, madonna! Aspetta, aspetta! Vai qua. Qua sta bruciando il mondo. E te? Ho fatto la strada. Prendiamo questo. Qua crolla tutto, devi fare attenzione. A cosa? Aspetta. Aspetta che ci sono le scale che ho preso fuoco. Di qua riesco a passare. Comunque abbiamo il tubo infinito, eh. E l'altro è di là, vaffanculo. No! Ah, cazzo! Aspetta, eh. Qua non si spegne. Sali qua allora. Spegniamo qua. Orco. Cazzo! Se bruci vai, sì, se brucio muoio, eh. Preso un medikit. Allora, aspetta, eh. È carino come gioco comunque. Altro che il simulator di oggi. Questo era un bello simulator. Ma senti, quella fiamma lì in mezzo all'asfalto. Chi se ne frega? Aspetta, che arrivo che ti crollano le cose in testa. Alcune fiamme sono dure da eliminare. Nota i diversi colori delle fiamme. Quando ti trovi la sicura recupera un caffanculo. Quelle rosse sono una merda. Quello l'ho capito, ma queste qua, scusa. Che è successo? Ah, è finita la demo. No, volevo salvare l'ultima persona. Che gioco cattivo. E facciamo Kia. Cos'è della macchina Kia? Cazzo ne so. Resetta la tua console, ma tanto poi il video si conclude. Fammi un po' vedere Kia. Cazzo l'è Kia? Dark Lineage Demo. Sarà un platform? Devo vedere, forse? Atari. Eden Games. Caricamento in corso, un altro in italiano, premi start. Nuova partita. Allora, mappa, salto, tuffo, afferra. Ma sì, io faccio le cose a caso, dai. Compro un'arma per affrontare i pericoli della foresta fluttuante.
Ok, siamo già subito in gioco. L1 per la mappa. Che cazzo ne so io. Wow. Di qua. Ma io non ho un'arma. No, 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 no. E allora compro l'arma. Leggi. La cena è pronta. Cos'è? Entra. La cena è pronta. Allenamento. Ah, qui calci. Come faccio a tirare i calci? No? Esci. L1. Io mica ho capito. Lì divieto. E come faccio a comprarmi l'arma? Proviamo a fare l'allenamento. Aspetta, facciamo così. Entra. Allenamento. Anche perché posso fare solo quello. Tempo. Ma io se non so le cose. Cazzo ne so? Non ho capito un cazzo. Facciamo Dai, per far capire che sono io, Cree. Conferma. Ah, devo far così. Ok. Esci. Ho capito un cazzo. Fatemi sapere voi se avete capito qualcosa, ma un'arma, qualcosa? Cosa ho fatto? Ho aperto di nuovo la mappa. L1 esci. Allora, quadrato. Qua. Ah, è tutto divieto di indu patata. Qua. L'hai bloccato. Mi ho messo sti scroti lì. E allora andiamo lì nel bosco. Dov'era qua? Io scappo. Prendo le monete. Aia, mi ha fatto male. Dai, salta lì sopra. Boh. Ma che fai, mamma? Ho capito, ma non ho l'arma. Qua. Scusa, Compra. Non te ne pentirai. Ma con che doppiaggio? Non te ne pentirai. E come picchio con... Ok, quadrato. Non te ne pentirai. Adesso dove siete, bastardi? Guarda qua. Ah, è caduta giù una monetina. Io l'ho presa. Aspetta che saltiamo qua sopra. Non te ne pentirai. Porco. Non te ne pentirai. Vieni qua, non te ne pentirai. Beh, 3 su 50. Cazzo, dobbiamo ammazzarli questi coglioni. Guarda lì. Ho di nuovo schiacciato L1. Bon, qua ho preso tutti i mostriciattoli. Ti pentirai di essere venuta qui. Nella foresta c'è un uovo. Se lo trovi, potremo finalmente cominciare a cercare tuo fratello. Un uovo? Sì, un grande uovo blu. È l'ultimo del suo genere. Ma i Wolfen l'hanno trovato ieri e non credo che te lo lasceranno prendere.
Ma che cosa c'entra un uovo con la ricerca di Frank? Portami quest'uovo e io ti aiuterò a trovare tuo fratello. Questi segnali ti porteranno all'entrata della foresta. Ho segnato sulla mappa l'ubicazione dell'uovo. Nel caso mi per... Ok. E dovevo andare di qua? Comunque il doppiaggio è fantastico. Legge, non c'è niente sul cartello. Che cazzo leggo? Di là? Devo spaccare questa roba? Ma sono intelligente. Fine demo. Ah, bello. Però dai, ho finito un'altra demo. Per ora mezzo disco l'abbiamo finito. E non so quanto dura sto video. Quando edito vedrò. Ma forse 40 o 50 minuti. Ma che cazzo dicevo che devo resettare, che andava da solo al menu? E con questa notizia bomba direi che per questa prima parte è tutto. Nella prossima parte, che sarà l'ultima, ci vedremo R Racing, Siren, Socon 2 e Thief 2004. Un saluto da Crio e alla prossima parte. Ciao ciao!